Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la fine del primo DLC. E devo dire che se non fosse che avevo, diciamo, il season pass e tutto il resto, non so se io, compratore di questo DLC, ne sarei stato totalmente contento. Però una piccola gioia questo DLC, tra virgolette, me l'ha lasciata. Dammi sta macchina che è bellissima. Nella nostra nuova dimora che abbiamo ottenuto ci sono delle reference interessanti ai vecchi giochi. E purtroppo mi sa che saranno solo quello, delle reference. E un po' la cosa mi dispiace, nel senso, mi piacerebbe che riuscissero in qualche modo a collegare i giochi precedenti a questo. Un po' non sono sicuro di volerlo. D'altro canto, sai, avendo comunque adorato i precedenti Saints Row, anche il primo che è invecchiato palesemente male, mi sarebbe comunque piaciuto vedere qualcosa. Ma non siamo qui a lamentarci ormai. E le reference sono proprio qui in questa prima stanza. Abbiamo la dubstep gun dorata, che è il nostro deposito delle armi per qualche arcano motivo, perché mettere un muro con delle pistole era brutto. Abbiamo la statua del lavoratore di Saints Row 3 e che poi appare anche in Saints Row 4. Abbiamo Killbane. Abbiamo Killbane per qualche motivo, un cartonato poi. Delle fette di pane, e questo è l'unico punto di domanda che non mi viene da collegare nulla. Abbiamo il microfono di Zimos, abbiamo uno dei robot di Zinniak e abbiamo l'America, il mitra, minigun, lanciarazzi, lanciafiamme, lanciacoltelli, lancia tutto. Per quanto siano belle, mi dispiace che siano solo reference. Vorrei davvero che ci fosse un collegamento migliore. Anche, non lo so, una statua di, che ne so, di Johnny Gat. Tipo la statua di marmo di Johnny Gat che abbiamo. Mi piacerebbe vederla. Peccato che non l'abbiano messa. Ma purtroppo quelle sono cose in più. Sono davvero solamente cose in più. Quello che dobbiamo fare oggi, invece, è l'ultima missione del gioco. Che missione proprio non è? Migliori amici per sempre. Costruisci la Saints Tower in città. Completo banda dei Saints. Quanto mi ci vuole per costruirla? Sicuramente un bel po' di soldi. 1.200.000. In teoria forse ci siamo, sai? Abbiamo 1.500.000. Se costa 1.600.000 la possiamo fare. D'accordo, vediamo quanto mi costa creare la Saints Tower. Ho l'impressione che saranno tipo 2 milioni di dollari. Vediamolo subito. Va, che bello Eli con lo smoking. Che bello che sei, sembri quasi serio. Nell'ultimo punto disponibile che ho lasciato qui, 8 milioni di dollari, ma tu sei folle! E io che pensavo, dove li tiro fuori tutti sti soldi? Allora, io ho visto un consiglio su internet per vedere come fare abbastanza soldi per la Saints Tower. Però il problema è che c'è scritto lascialo tutta la notte e poi ritira i soldi. Ok, sì, ma il saldo massimo è 3 milioni di dollari. Io poi non so se quel 1.247.000 all'ora è nell'ora reale o nell'ora di gioco. Io farei così: lascerei il gioco acceso. Mi serve solo un cavo per collegare questo alla console per fare in modo che non si spenga. Ci torno tra un paio di ore, lasciando proprio attivo così. Vediamo quanti soldi riusciamo a fare. Later. Nell'attesa di avere abbastanza soldi, ho fatto qualche missione, ho comprato qualche nuovo abito adatto alla serata di oggi. E in totale adesso abbiamo 9.200.000 dollari, che adesso aumenteranno a 9.600.000 circa. Tra l'altro ho appena fatto caso che questo simbolo somiglia molto a quello della Ultor. Beh, non ci resta altro da fare se non costruire l'ultimo degli edifici mancanti nel gioco. Potrei tornare direttamente alla chiesa facendo un viaggio rapido, ma abbiamo sta motoretta volante, usiamola. Che tra l'altro vorrei solamente dire che sì, è una motoretta volante e tutto il resto, molto bello, molto carino. Però quella di Saints Row 3 se la gioca molto meglio. E sai che ti dico? Voglio usare questo. Che di veicoli acquatici sto gioco ne avremo usati 3, forse, in croce. E c'è da dire che è molto più veloce questo di quella cacchio di motoretta. E appunto dicevo, sì, molto bella, molto carina, tutto quello che vuoi. Però quella di Saints Row 3, sai com'è, vola nel cielo,
è più veloce, l'ha fatta la Ultor, che è una società sotto il nostro controllo. Sì, poi di storia la fa anche la Stag, però in teoria te la crea anche la Ultor tramite sempre un DLC. Però è bello che avessero accorpato le due cose assieme così. Ma quanto è bello saltare tipo delfino. Che poi, come ho detto, di barche quante ne abbiamo usate? Non so neanche dove devo lasciarla. Dentro la rimessa delle barche, come in Harry Potter. Abbiamo addirittura 3. Wow, incredibili. Ne abbiamo addirittura 3. Wow, quante barche. Ovviamente la serie era già finita da molto tempo. È uscito il DLC e giustamente l'abbiamo proseguito. Certo che, per carità, anche i Saints Row precedenti DLC non è che aggiungessero chissà cosa, e non voglio certo dire che questo è peggio o meglio di altri DLC, però Saints Row precedenti DLC se la giocavano molto meglio. Allora, faccio solo un sunto prima di chiudere questo episodio. DLC di Saints Row 2. Non è sto grande DLC, non aggiunge niente di che, però completa una storyline, completa quello che era da Saints Row 1, conclude con Saints Row 2. Ci sta. I DLC di Saints Row 3. Abbiamo il DLC dei cloni, che per carità non è niente di che a livello di storia, ma aggiunge un pezzo visto che ti muore Johnny, te lo riportano in vita come clone, è un'aggiunta carina. Gangster in Space, un'aggiunta filmica carina che aggiunge anche missioni secondarie interessanti comunque al gioco, ci sta. E infine il DLC gimmick, quella del Genki, che per carità non è il meglio, ma ti aggiunge delle partite extra al Genki Ball. Ci sta. Poi ci sono i due DLC di Saints Row 4, Enter the Dominatrix, che, come già saprete, doveva essere un DLC per Saints Row 3, quindi l'hanno rimodernato per essere, diciamo, più uno scherzo interno che alla fine un DLC serio, e ci sta. E poi Come Saints Salvare il Natale, che è proprio tutt'altra parte. Molto carina, aggiungo poi. Però, come ho detto, i DLC di Saints Row non sono mai stati quello importante, e anche in questo titolo si vede. Tre missioncine delle balle, con una storia letteralmente sparata lì a cazzo. Ok, il DLC ci sta, ma il problema è il gioco, che non è divertente neanche di base. Io purtroppo mi sento di dire che, come ho già detto più di una volta, questo non è un buon Saints Row. È un gioco decente, se ti piace il genere ci sta, ma non è un buon Saints Row, punto. E con questo ci avviamo a completare la nostra mappa dell'impero, costruendo l'ultimo dei palazzi che ci manca. La Saints Tower, 8 milioni di dollari. Tiè. Saints Tower. Che io sono sicuro che non sarà bella come la scena finale di Saints Row 4, dove tutti ballano, compreso Zinniak. This is how we do it. Na 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 na. This is how we do it. Nothing says we've arrived like a giant purple star. Bella la statua, però. You got everything you need up here to change your clothes, out, even your face. This place is nice. Alla fine è un quartier generale extra. Non serve a niente. I dare you to wingsuit off that. You know, when you get tired of all your hell. È la prima cosa che farò, buttarmi di sotto con la tuta alare. We hired Vivian. She's run high rises all over the world. Hong Kong, London, even the Marshall Building. Ah, c'è pure una tizia, incredibile. We can see our whole empire from up here. Santo Ileso is ours. Esatto. Congratulations. Thanks, Viv. You've built your empire. Now we... And now? Now we celebrate. And this time I ain't getting married. Shall I make the arrangements? Nah, I got it covered. We're having it down at the church. Pure. Ma scusa, ecco. Sure. And the carpets here brand new, so you know. Abbiamo creato sto posto per cosa, allora? But don't tell Eli, Kev, or Nina. It's a surprise. Of course. We're going out for a drive now. I'll catch you later. Vabbè, facciamo una festa nel posto nuovo. No, 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 facciamo nella chiesa, tanto. Bella roccia pantera, però, eh. Hey, we've seen a lot lately. Ma non l'hanno neanche tradotto in italiano.
A meno che non fosse il testo della canzone, però. Come fai a rendere credibile una roba del genere? Dove è finita la mia cravatta? Ah, eccola, c'è, solo che è tutto scuro. Perché? Non è un brutto finale, però voglio far finire questa parte e mettere in confronto due scene. Ma Eli non è credibile mai. Ma zero totale. Sai che non è credibile, ma proprio zero Eli, ma neanche volendolo. Del gruppo è il peggiore, mi dispiace dirlo, ma sì. Bella la giacca con dietro Saints. Ma il gatto! Ma vaffanculo, Kevin! Con la piastra per i waffle. No, non ci credo. No, se fanno vedere tutti. No, tutti fanno vedere, ti prego. Pure Nauli. Ma dai! Tutte le parti fighe del gioco, insomma, qua. Per questo si diverte così, vabbè, contento lui. Ma quanto sta durando sta parte? Bella festa. Yeah, 8 milioni di dollari spesi benissimo. Vabbè, oh. Vediamo. Completo Bandai Saints, Titan Saints, Hammered dei Saints e Santa Discordia, che credo sia la statua. Impero criminale livello 5. Abbiamo modificato la città e il profilo dei suoi palazzi. Turbo tutalare. Usa il turbo quando indossi la tutalare per restare in aria più a lungo. D'accordo. Limousine dei Saints e Tornado dei Saints. Perfetto. Allora, fammi vedere una cosa velocemente. Tra l'altro mi è rimasto ancora 1 milione e passa di dollari, quindi
Sono contento uguale. Posso? Sì, posso teletrasportarmi velocemente. Potremmo andare a più l'età dell'oro. A caso, oppure canta al karaoke con i Saints. Sblocca il livello 5 dell'impero criminale, che alla fine questi due li prendi assieme, cioè non è che... Però, vediamo solo, giusto curiosità mia, che cosa mi manca. Minchia, ne mancano, siamo al 57%. Usa il bastone da pignata per colpire una pignata lanciata. Sì, vabbè. Sono quei trofei iper specifici che devono essere fatti proprio per il completismo massimo e basta. Ma andiamo a vedere la suddetta tower. Intanto che carica. Io vorrei mettere a confronto tre scene, neanche due, tre scene. Allora, partiamo da quella meno importante. Mettiamo a confronto quello che abbiamo appena visto con il finale di Saints Row 4. Certo, abbiamo una scena di ballo, ma è nei crediti, non è una parte di missione, non è una roba che ti ha preso 5 minuti interi solo per farti vedere quella cosa. È nei crediti, è saltabile e soprattutto è una cosa in più. Ma è carina, ci sta, mi piace. Ma vogliamo mettere entrambe a confronto con la scena quando puntiamo la pistola in bocca a Volgen della Ultor e gli spariamo qua in mezzo ai denti e lo facciamo cadere di sotto dal palazzo? Quella è una scena finale bella, quella è una bella chiusura di una serie di missioni che ti portano alla conquista totale della città. Lasciamo perdere Saints Row 4 che diciamo è tutto digitale ed è a parte la cosa, ma... 8 milioni di dollari per fare il palazzo che non usiamo neanche per la festa. 5 minuti e più, perché non li ho contati purtroppo, di karaoke e basta. Questa era la missione finale. Oh. Contenti loro. Però vediamo, abbiamo ottenuto anche a Santa Discordia, la santa protettrice di tutte le cazzate, compresa di questo gioco, allora. Posso personalizzare questo posto o cosa? Personalizza la banda. Deposito delle... No, ti prego, non dirmi che abbiamo costruito sto palazzone incredibile del culo e non ci posso usare. No. No, non mi dire che abbiamo costruito 8 milioni di palazzo e non ci posso neanche entrare. Questo è il massimo che posso fare. Salire su e giù Wow. con una cazzo. Con neanche mezza cutscene. Non mi dire che questo è il massimo che puoi fare. Almeno c'è da dire che la torre di Saints Row 3 è visitabile in ogni sua singola zona e non abbiamo fuori due coglioni. Che mi permettono di personalizzare la banda, prendere le mie armi. E dov'è il suddetto chirurgo plastico che mi diceva prima Nina? Sei tu? Always a pleasure. No, mi alza solo la mano e mi saluta. Ok, sei intro reboot. Ok, ci vediamo al prossimo DLC allora. Sperando che sia meglio di sta roba. Guardalo. Anche lui si spaventa di sto DLC. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo in teoria il mese prossimo, quando uscirà il prossimo DLC. Nel concreto, non lo so che giorno sarà. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!